Benvenuti, oggi è lunedì 28 agosto 2023. Il sole sorge alle 6.25 e tramonta alle 19.37. La luna sorge alle 7.15 e cala alle 20.30. Oggi si celebra Sant'Agostino. Il nome Agostino ha origine latina e significa venerabile. Il suo numero fortunato è il 4, il colore il verde, la pietra lo smeraldo, il metallo il ferro. Se qualcuno ha osato fumare nella vostra auto e volete liberarvi dell'odore persistente di sigaretta, c'è un trucco semplice ed efficace che potete provare. Vi serve solo un sacchetto di chicchi di caffè. Appendete o lasciate all'interno della vostra auto proprio questo sacchetto, perché i chicchi di caffè assorbiranno l'odore lasciando la vostra auto fresca e profumata. Non solo, il caffè agirà anche come deumidificatore, mantenendo l'interno dell'auto asciutto. Sono 41 le candeline per Thiago Motta, ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano. Ha giocato nel centrocampo del Barcellona dal 2002 al 2007. In Italia ha indossato le maglie di Genoa e Inter. Ora allena il Bologna e quest'anno è stato uno dei migliori tecnici della Serie A. Festeggia 38 anni Willy Peyote, rapper e cantautore italiano. Il suo nome d'arte unisce il personaggio Wiley Coyote con il peyote, cactus dagli effetti allucinogeni. Ha conseguito la laurea in scienze politiche con una tesi sulla rivolta di Los Angeles del 1992 come conseguenza del pestaggio di Rodney King da parte della polizia. Nel 2021 ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano Mai dire mai, la locura, classificandosi sesto ma vincendo il premio della critica. Infine oggi compie 54 anni l'attore statunitense Jack Black, considerato l'erede di John Belushi. Il suo primo ruolo al cinema glielo offre il regista ed ex compagno di studi all'università Tim Robbins, col quale recita nel 1992 in Bob Roberts. Il successo arriva con Alta fedeltà e Amore a prima svista. Appassionato di musica, ha pure fondato una band comica. Di recente ha aperto un canale YouTube sul quale carica contenuti su videogiochi e ha annunciato il ritiro dalle scene cinematografiche, fatta eccezione per ruoli importanti o film diretti da registi di spicco. Nel 1901, a Milwaukee, nasce qualcosa di più di una semplice motocicletta. Prende forma un mito senza età. Due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, costruiscono un prototipo di una bicicletta motorizzata. Il 28 agosto di due anni dopo iniziano la produzione dei primi modelli, dando vita alla Harley Davidson Motor Company. Gli usi in cucina del rosmarino sono davvero innumerevoli. Se l'abbinamento con la focaccia è un grande classico, più particolare è quello con i dolci a base di castagne. Ma il rosmarino è perfetto anche per aromatizzare la carne o per ottenere il miele. Curiosi di sapere cosa dicono le stelle? Ecco il nostro immancabile Marco Amato. Buongiorno ai 12, bentrovati e buon inizio settimana con una rigorosa luna in Capricorno che abbraccia Plutone, voglia di passione e di apparente rigorismo. E intanto Marte è appena arrivato in bilancia. Vediamo cosa succede ai 12. Ariete, ottimo il vostro cielo, anche se Marte, il vostro pianeta, inizia in opposizione dalla bilancia, vi renderà tutto chiaro sugli obiettivi e come raggiungerli. Di nuovo tornate seducibili alle sfide. Toro, giornata molto intensa oggi, visto che la luna associata a Plutone vi regala una dolce atmosfera romantica e passionale. Sfruttate bene questo passaggio per riprendere un po' le fila delle direzioni affettive, anche se è lunedì, perché no? Gemelli, il vostro cielo oggi si scontra con una luna decisamente foriera di pulsioni un po' non troppo bene organizzate, ma la buona notizia è che finalmente Marte vi dà una mano con un trigono che vi rimette di nuovo dinamismo e voglia di vivere. Cancro, inizia la settimana con un po' di nostalgia, luna in opposizione in Capricorno, fortissima, quindi desiderio di rivedere il passato, di riabbracciare qualche vecchio amico e di tornare a casa. Leone, è una settimana che inizia in una maniera molto particolare, proprio perché quel Marte vi vuole molto attivi nell'interagire, nelle comunicazioni e soprattutto nel prendere accordi importanti in termini lavorativi. Torna la passione in amore. Vergine,
Allora, il cielo si direbbe splendido da alcuni punti di vista, per altri vi farà sgambettare e a rovinare un po' tutto è la retrogradazione di Mercurio, proprio Mercurio, il vostro prezioso pianeta, nei vostri gradi, ma fermo. Probabilmente vi sforzerete molto per fare capire le vostre ragioni, non sempre saranno comprese, non prendetevela. Bilancia, giornata molto interessante che inauguro lunedì pieno di energia e passione. Siete i proprietari del passaggio di Marte, quindi di nuovo passione, di nuovo azione, e anche se nel giusto e legalmente come vi si confà dovrete lottare, vincerete assolutamente Scorpione. Giornata che inaugura una settimana all'insegna di qualche turbine emotivo, Marte in dodicesima casa, quindi si comincia un po' a friggere, ecco, un po' delle pulsioni abbastanza calde e suadenti che vi faranno guardare verso un altro obiettivo. Sagittario, molto più semplice il cielo ora che Marte in bilancio e finalmente ha finito dalla Vergine di pungolarvi e di rendervi nervosi. Purtroppo rimane Mercurio retrogrado contro e le energie solari che ancora vi fanno difetto. Cionondimeno riuscirete comunque a gestire questa settimana delle trattative interessantissime per un buon affare. Capricorno, ottimo, il cielo per voi oggi è assolutamente stupendo. Trigoni da tutte le parti e la luna splendente oggi abbraccia il vostro Plutone. Inizio di una settimana all'insegna della passione e della trasformazione delle cose. Acquario, suggestioni da tutte le parti. Mentre il Bailam planetario vi passa davanti, voi quatti quatti curate la vostra energia che sembra riprendersi con l'aiuto di uno stupendo trigono dalla Bilancia. Iniziare uno sport nuovo e soprattutto rendervi attivi sarà il contrario. Segno di questa settimana, pesci. Il cielo oggi si complica un po' per alcuni versi, si semplifica per altri. Marte ha finalmente finito di essere opposto, quindi tutto molto più leggero e semplice, ma rimane un Mercurio e un Sole che ancora vi impediscono di fare comprendere bene le vostre ragioni a qualcuno. Ci riuscirete anche col silenzio, non dovete per forza utilizzare le parole. Hai una passione per i video e i documentari? Allora questa è la tua occasione. Antenna Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, troverai l'indirizzo in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Ho un sogno, che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Parole scolpite nella storia degli Stati Uniti d'America e della lotta per i diritti dei neri, che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King il 28 agosto del 1963, davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. Il celebre discorso del I Have a Dream valse a King il Nobel per la pace nel 1964. Immaginate cosa succede quando una moda, una tendenza, improvvisamente diventa virale sui social media. Tutti sembrano essere affascinati da questa novità e cominciano ad acquistare il prodotto. Beh, questo fenomeno è ciò che chiamiamo saltare sul carro del vincitore. In inglese, jump on the bandwagon. Se siete desiderosi di continuare a seguirci, non perdete l'occasione di far parte della nostra community. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, Sicilia Play. Lady Diana sognava una vita semplice, ma il destino riservò tutt'altro. Quando sposò il principe Carlo, tutto sembrava una fiaba, ma dietro le quinte si celavano dinamiche complicate. Carlo amava segretamente Camilla Parker Bowles, un'ombra ingombrante che ha minato la loro relazione fin dall'inizio. Nonostante la nascita dei loro figli, William e Harry, il matrimonio non poté reggere la pressione e il divorzio divenne inevitabile. La stampa non risparmiò la coppia e Diana dovette affrontare anche la sua battaglia contro la bulimia. Tuttavia, Diana non si arrese, indossò l'iconico revenge dress la sera in cui Carlo confessò la sua infedeltà, comunicando al mondo la sua indipendenza. Quel momento segnò l'inizio della sua trasformazione. Abbandonò gli abiti di lusso per uno stile sofisticato ma semplice. Da triste principessa si trasformò in una donna sicura di sé, lasciando un'impronta nella storia come una delle icone più amate e influenti del suo tempo.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti. Ci vediamo domani.